Al Giorgio Ghezzi di Cesenatico si affrontano Granate e Vissenova Feltea. Entrambe le compagini arrivano da un successo di misura ottenuto nell'ultimo turno di campionato. I padroni di casa si sono imposti 7 giorni prima in esterna sul campo della Sampierana, mentre la Vissenova Feltea a domicilio con la favoritissima Gambettola. L'ultimo acquisto in casa gialloblu, ex San Maurizio e Forlì, Pavani, alla prima sede in panchina, troverà spazio a gara in corso. Arbitro in match Marco Sartori della sezione di Lugo di Romagna, coadiuvato da Michela Gamberoni di Faenza e Gianluca Iannacone della stessa sezione. Con l'immagine a cura di Lisa Casadei ci spostiamo al sesto minuto, quando il Nuova Feltea soffrisce di un calcio piazzato. L'incaricato di turno è Torromani, che spedisce la palla di poco a lato. Il gioco corale di Giorgi si vede in questa azione. Notate bene, Torromani allarga, vivo fa il velo, favorendo l'inserimento di Boschetti, il quale tocca la sfera in direzione Niang, che con la punta dell'occhio manda in porta Mamutai. Perfetto l'inserimento del capitano Congiustore, che si rifugia in corner. Si vede attorno a quarto d'ora anche Granata con Campinotti. Il numero 8 sfiora la marcatura con il pallone che esce fuori di un nulla. Altra azione proveniente dalla destra, Niang appoggia in direzione Torromani, che chiama al tuffo Giustore. Il Granata replica con una punizione lenta e prevedibile che non reca problemi ad Andreani. Dall'altra parte Vivo porta avanti palla avversaria, ma non riesce ad incidere come vorrebbe. Dal corner del Granata Boni scodella la sfera in mezzo all'area di rigore, creando una mischia con la palla che carambola sul piede caldo di Giannini, che per gli amici di Nuova Feltea non è purtroppo il buon Riccardo, con Andreani che risponde da campione. Cartolina per i fotografi e replay meritato per l'estremo ospite. La squadra di Giorgi si galvanizza, specie nelle difficoltà, e dopo aver rischiato sfiora la marcatura con questo affondo di Boschetti, con Vivo che manca d'un soffio l'appuntamento per la deviazione vincente. Ma il Granata è squadra che non rimane a guardare, con i propri condottieri si spinge in fase offensiva, qui è bomber ronchi ad andare vicinissimo al bersaglio. In fase di ripartenza in Nuova Feltea risulta micidiale, qui il buon Mamutai, che di nome fa Romeo, manda la sua Giulietta, pardon, Niang in buca. L'ex Gatteo non perdona, freddando Giustore, festeggiando la rete a ritmo sudamericano stile Daniel Fonseca degli Valdés anni 90. Squadra riposo sull'1-0 per gli ospiti. Nella ripresa il Granata, dalla stessa bandierina del balletto di Niang, crea l'occasione più importante del match. Ugone impatta benissimo il pallone, ma il suo colpo di testa trova il legno superiore della porta difesa da Andreani. Ma subito dopo in Nuova Feltea per venire a doppio, a Giustone in uscita in area di rigore intercetta sfera e piede di Radici, secondo giudizio arbitrale. Sono vibranti le proteste locali, ma il direttore di gara Sartori rimane fermo sulla propria idea. Penalty e conseguente trasformazione di Boschetti per il 2-0 ospite. Il Nuova Feltea continua a divertirsi, Mamutai manda in profondità Boschetti, ma a negare la personale doppietta numero 10 ci pensa Giustone, duello che si rinnova da calcio piazzato con uguale esito. Il Granata prova a venire fuori, ma il tentativo di Ambrosini è comoda presa per Andreani. Successivamente risulta bella e vincente la combinazione tra i due nuovi entrati, Romagnoli e Mastria, ma Andreani risponde presente. La regia non ci aiuta, ma c'è anche tempo per vedere le giocate della new entry Pavani, che sfiora la marcatura. Nel finale ancora Boschetti a tentare la via del gol, ma sul più bello alza la mira. Ed infine l'ultima azione degna di nota a partire a Granata, con la conclusione fuori misura a cura di Crudeli. Una gara bella, vivace, giocata a ritmi alti, soprattutto dagli ospiti che ora vivono il momento. Secondo posto in classifica e domenica la partitissima, il derby in casa con i cugini del Pietracuta.